Allora, sì, mi ricordo di questa qui perché quando sono entrata che ho visto tutti questi giornalisti, tutti i giornalisti. Io ho detto, vai, il cuore mi batteva a mille all'ora. Poi arrivo qui, tutto pieno di fango perché aveva piovuto per una settimana. E infatti qui si vede. E poi c'era il momento della medaglia, della moneta, perché io non c'avevo neanche la monetina, non avevo. Dove era la monetina? Ecco, questa. Quando lancio la monetina, me l'hanno prestata perché non avevo né moneta, né penna e né cartellino. Era tutto, mi hanno buttato in campo così perché tutti volevano che la prima grazia entrasse in campo. Tutti i giornalisti sono al varco. Qua davanti. E pensando mi preparavo la mia borsa. Mi sono al Coverciano mentre mi alleno. Corso. Sono stata passata come arbitro e a quel punto dopo c'erano passati 4 mesi che mi hanno messa subito sul campo e sul campo mi sono resa conto che non era teoria, era pratica. Dopo un po' di dispartita per me era una novità, ogni partita mi batteva il cuore e mi ha lasciato il campo libero, quindi per me era sempre una sfida. Ho ricevuto tante lettere, anche dal Messico, perché loro non avevano arbitri donna, e da tutte le parti del mondo ho ricevuto le lettere a congratularsi. L'originale proprio questa. Si legge? L'anno anche? Un po' difficile. Ce lo fa un fischio, signora? Certo, lo senti? Un rigore contro quelli che si comportano male. Cioè fischiamolo forte. Allora,